Allora ragazzi, riprendiamo con la dimostrazione di questa proposizione. Iniziamo a far vedere l'indicazione che va dall'alto verso il basso. Quindi per i valori superiori di limite di f di z per z che tende a z0, voi guardate. Cosa vuol dire per definizione? Che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0, tale che z uguale a x più y a partire da destra, e il modulo di z meno z0 è minore di delta epsilon maggiore di 0, implica che il modulo di f di z meno l è minore di epsilon. Per definizione di limite. Questo sicuramente a scrivere, esplicitiamo cosa vuol dire questo e cosa vuol dire questa parte. Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0, tale che z uguale a x più y appartiene ad s, e chi è la norma di z meno z a 0? Questa è la norma del punto x y meno x con 0 y con 0. Minore di delta epsilon. E il modulo di f di z meno l. F di z, come posso scrivere? Come u di x y più i b di x y. L come posso scrivere? A più ib. Quindi questo è il modulo di u di x y meno a più i b di x y meno b è minore di epsilon. D'accordo? Ma questo cosa implica? Che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0, tale che, ragazzi, scrivo z uguale x più y, se scrivo x y la stessa cosa, abbiamo detto x y a partire da s e il modulo di x y meno x con 0 y con 0 minore di delta epsilon implica. Ragazzi, vi ricordate che abbiamo introdotto il modulo, abbiamo fatto vedere che il modulo di un numero complesso è sempre maggiore o uguale di che cosa? Sia del modulo della sua parte reale, sia del modulo della sua parte immaginaria. Quindi avete che questo è il numero complesso. Chi ha la sua parte reale? È u di xy meno a. D'accordo? Quindi il modulo di u di xy meno a. E chi è la parte immaginaria? È v di xy meno b. Questo è il numero complesso. La parte immaginaria è v di xy meno b. Quindi il modulo v di xy meno b. Entrambi sono meno uguali di questa quantità del modulo di u x y meno a più b x y meno b è minore di epsilon. Vi trovate? Questa quantità
sei più piccola di questa. Vedi, sei più piccola di questa. Questa quantità è più piccola di questa, è più piccola. Epsilon. Cioè, cosa devi dimostrare? Per ogni epsilon maggiore di 0, hai trovato un delta epsilon maggiore di 0, tale che se x e y appartengono ad s, cioè qua devi metterci maggiore di 0, oppure qua devi mettere maggiore di 0, 0 meno 0, 0 in modo maggiore di 0, quindi qua devi mettere maggiore di 0, e qui devi mettere maggiore di 0. Quindi per ogni epsilon esiste un delta epsilon, tale che se x e y appartengono ad s, che il modulo di x y con 0 y con 0 il minore delta epsilon maggiore di 0, allora terminiamo questa parte centrale, vedete che il modulo di x y meno a è minore di epsilon, il modulo di b di x y meno b è minore di epsilon, cioè il b, cosa vuol dire il b? U di x y per x y a che termina x con 0 y con 0 in modo da il limite di x y per x y che termina x con 0 y con 0 in modo da. Vediamo se l'implicazione che va dall'alto verso il basso. Posso? Hai copiato tutti? Facciamo vedere adesso l'implicazione che va dal basso verso l'alto. Quindi supponiamo di avere questi due limiti. Il limite di u xy per xy che tende a x con 0 y con 0 uguale ad a. Il limite di b per x y che tende a x con 0 y con 0 uguale a b. Questa è la nostra ipotesi. Proviamo a scegliere che cosa, ragazzi, che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0 tale che x y appartiene ad s, che il modulo di xy meno x con 0 y con 0 minore di delta y maggiore di 0 implica che il modulo di u di xy meno a minore di epsilon b di xy meno b è minore di epsilon. Ragazzi, in verità voi trovate un delta epsilon per la funzione u, un delta epsilon per la funzione b, però prendendo il più piccolo tra i due potete immaginare che il delta epsilon sia unico e valga sia bene sia per u che per la funzione u che per la funzione b, d'accordo? Questo fatto cosa implica? Che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0 tale che xy scrivo come x più
x più y appartiene ad S e su z uguale x più y e il modulo di z, quindi questo x y è altro che z, meno x con 0 y con 0 è il nostro punto delta 0, meno delta 0 è minore di delta y è maggiore di 0 implica, ragazzi, calcoliamoci f di z meno l, d'accordo? F di z meno l è u di x y meno a più b di x y meno b. Ragazzi, quando abbiamo studiato, quando abbiamo introdotto il modulo in numero complesso, abbiamo dimostrato che vale anche una maggiorazione dell'alto, cioè il modulo di un numero complesso è minore o uguale del modulo della sua parte reale più il modulo della parte immaginaria. Quindi tutte queste proprietà, questo è più piccolo, la parte reale è questa, quindi il modulo più il modulo della parte immaginaria, la parte immaginaria è questa di x y. Ma come sono questi? Questi minori di epsilon e questi minori di epsilon, quindi minore di 2 epsilon. Ciò cosa abbiamo dimostrato? Che per ogni epsilon poi trovate un delta epsilon maggiore di 0, tale che se z appartiene ad s, il modulo di z meno z a 0 è maggiore di 0 minore di delta y, il modulo di z meno l è minore di 2 y, ma 2 y è un numero piccolo a piacere, quindi questo è finché che il limite di f di z per z delta y, se qua preferite avere proprio y, qua dentro prendete y mezzo qui, partenza, e li avete proprio epsilon, se preferite, la stessa cosa. D'accordo? Vediamo alcuni corollari di questo risultato. Cosa, ragazzi, quindi vediamo i primi corollari. Il primo corollario è che per vedere se la funzione è continua basta vedere soltanto se la funzione parte reale e parte immaginaria sono funzioni continue. Siano S contenuto in C z0 uguale x con 0 più y con 0 appartenente a C, scusate, appartenente ad S, sempre una valla di continuità, punto di accumulazione per F, per S, scusate, per S e F tale che a z uguale a x più y
appartenente ad S, la sorta F di Z uguale a X più I di X appartenente a C. Allora, F è continua in Z0 se è solo se U e V sono continue in Z0 y con 0. Quindi, per verificare la continuità di F nel punto z0 basta verificare la continuità di U e V nel punto x con 0 y con 0. Facciamo qualche esempio subito. Allora, la funzione F1 z uguale a x di y appartenente a c associa z al quadrato uguale x quadro meno y quadro più b 2 di x. Allora, questa funzione è continua su c? La funzione z quadro. Bisogna vedere la parte reale. Questa è la funzione u, abbiamo visto, in questa è la funzione v. Sono funzioni continue? X quadro meno y quadro, una funzione continua su r quadro? Sì. 2x u, una funzione continua su r quadro? Sì, quindi in conclusione questa funzione è continua. La funzione del figlio di L, che è z uguale a x più di y appartenente a c associo coniugato, era questa, ragazzi, d'accordo? Ma questa funzione è continua su c? Guardate la parte reale, u chi è? U di xy e x, v di xy è meno y, sono funzioni continue su r quadro? Mm-hmm. Sì, quindi questa funzione è continua su c. La funzione f3 z uguale a x più y appartenente a c star. C star chi è, ragazzi? E c meno l'origine. Associa 1 su 0 che è uguale a x fratto x quadro più y quadro più i meno y fratto x quadro più y quadro appartenente. Grazie, questa è la u. U di xy è x fratto x quadro più y quadro. V di xy è meno y fratto x quadro più y quadro. Queste due funzioni sono continue su r quadro meno origine? Mm-hmm. Sì, quindi questa funzione è continua su c star. Poi f quadro z a z uguale a x più y appartenente a c associa la parte reale di z uguale x. U di xy chi è? X. V di u xy chi è? 0. Sono funzioni continue? Sì, quindi questa è continua su c. F5 z uguale a x più y appartenente a c associa la parte immaginaria di z uguale y. Chi è u di xy? È y. Chi è b di xy? 0. Sono funzioni continue su r quadro? Sì, quindi questa funzione continua.
C. L'ultimo che era? Abbiamo fissato un punto A uguale ad A più IB. A Z uguale a X più Y appartenente a C associa A più IB. La funzione costante. Chi è U di XY? La funzione costante uguale ad A. Chi è B di XY? Una funzione costante uguale a B. Sono funzioni continue, si sono costanti, quindi questa funzione è continua su C. D'accordo? Però c'è una serie di funzioni che non è continua. Quindi vedete com'è semplice verificare la continuità, basta riconducete a funzioni di due variabili a valori in R. Quindi vi riconducete alle cose che avete studiato in analisi. Posso cancellare? Posso? Allora, qua supponiamo che il limite di f di z, pensate che f di a z è 0 uguale a delta, e il limite di g di z per z che tende a z è 0 uguale a allora, il limite di f di z più o meno g di z per z che tende a z a 0 uguale ad l più o meno per z. Il limite per z che tende a z a 0 di f di z per g di z uguale ad L per M, il limite per Z che tende a Z a 0 di F di Z su G di Z uguale ad L su M sempre è diverso da 0. Vedete, il limite di una somma è uguale alla somma dei limiti, il limite di un prodotto uguale al prodotto dei limiti, il limite del rapporto uguale al rapporto dei limiti. E questo discende immediatamente da questo risultato anche, perché lavorando sulla parte reale e sulla parte immaginaria. Ragazzi, qui ho preso z0 in cui appartenente a C, di accumulazione per S. La stessa cosa poteva valere se S non è
limitato e z0 è uguale a infinito. Da questa cosa discende il seguente corollario: allora, anche f più g, più o meno g, f per g e f su g sono continue in A. Ovviamente, ragazzi, f su g doveva essere considerata, doveva considerare nel punto in cui g è diverso. Quindi la somma, il prodotto e il rapporto di funzioni continue sono funzioni continue. E quindi però definita questo insieme di z appartenenti ad A tale che f di z, g di z è diverso da 0. Ragazzi, mi sono messo in A un aperto in modo tale che ogni punto di A è di accumulazione per A. In particolare che i polinomi sono funzioni continue. Perché i polinomi sono funzioni continue? Perché è un polinomio a 0 più a 1 z più a 2 z 4 più a n z n. Le costanti sono funzioni continue, abbiamo visto prima. D'accordo? La funzione z è continua, è immediato verificare. A u il prodotto di una funzione continua è una funzione continua. Z quadro è una funzione continua perché z è continua, quindi z quadro è una funzione continua, il prodotto di una funzione continua. A con 2 è una costante, quindi a con 2 per z quadro è una funzione continua e così via. Zn è il prodotto di n funzioni continue ed è continua. Perché 2 per una costante resta continua. La somma di funzioni continue è una funzione continua. Idem ragazzi le funzioni razionali, cioè i rapporti di due polinomi. Se no la funzione del tipo a 0 più a 1 z più a n z alla n fratto di 0 più a 1 z più di m z. Questo è il rapporto di due funzioni continue, quindi una funzione continua. Dove sarà continua? Ovviamente nell'insieme di definizione, cioè devi togliere a C i punti dove si annulla il denominatore.
poi. Proposizione. Facciamo conceva le funzioni composte. Sia A incluso C. Ok. F è una funzione di A in C continua. Poi B incluso C aperto. G è una funzione di B in C continua con F di A contenuta in B. A G composto di A in C e continua. La composizione di una funzione continua, una funzione continua. Basta la dimostrazione, fallo degli esercizi a casa, come si faceva in analisi dialettica. D'accordo? Voglio fare una serie di funzioni a questo. Allora, ricordate che l'argomento principale di Z se Z appartiene a C star, vi ha dimostrato che esiste ed è unico θ appartiene all'intervallo aperto a sinistra e chiuso a destra, che non più greco, pi greco, tale che se lo scrivete come il modulo di z cosin θ più il modulo di z sin θ. Z appartiene a C star, vediamo se esiste un unico teta appartenente a meno pi greco pi greco, tale che z lo scrivete con il modulo di z cosin teta più il modulo di z seno di teta. Tale, abbiamo provato che la volta scorsa abbiamo provato questo, ricordate? Tale teta si chiama argomento principale di Z e si denota con argo Z. Questo è lo punto Z. Passare il segmento di 10 punto Z con l'asse X. Quest'angolo qui è l'angolo compreso da meno pi greco e pi greco e l'argomento Z.
pensavo scusate la funzione arg sarebbe a z appartenente a z uguale a x più y appartenente a c stato associa l'argomento di z. Ti associo questa. Facciamo vedere questa funzione. Non è continua su questa segretta. La segretta negativa dell'asse x. Proviamo a scrivere che è l'argomento di z in funzione di z. Allora, z è uguale a x più y. Allora, lo posso anche scrivere come il modulo di z, il coseno dell'argomento di z più il modulo di z per il seno dell'argomento di z. Quindi x è cosa uguale? X uguale al modulo di z sul coseno dell'argomento di z. Y uguale al modulo di z sul seno dell'argomento di z. Dividiamo y per x. Questo fatto è y su x che è uguale a seno dell'argomento di z sul coseno dell'argomento di z. Quando posso farlo questo? Quando posso dividere, ragazzi? Quando il coseno dell'argomento di z è diverso da 0. Ma quando il coseno è uguale a 0? Primavera meno pi meno pezzi. D'accordo? Quindi l'argomento di z è diverso a pi meno mezzi e meno pi meno mezzi. Questo fatto indica. Questo è uguale a che cosa? Tangente. Alla tangente di sua la tangente dell'argomento alla tangente dell'argomento di z. D'accordo? Questo atto implica applichiamo la funzione arcotangente ad ambi i membri e l'arco tangente di y su x è uguale a l'arco tangente della tangente dell'argomento. Pensiamo a fare diversi casi. Questa è per ogni volta però che x è diverso da 0. Quindi anche diversi casi. La funzione quindi che a di z è a z uguale a x più di y appartenente a ci sta associa. Ragazzi, quando x è uguale a 0, l'argomento chi è? È pi greco mezzi se y è maggiore di 0. Meno pi greco mezzi se y è minore di 0. Quindi questo è uguale a pi greco mezzi se x è uguale a 0 e y è maggiore di 0 meno pi greco mezzi se x è uguale a 0 e y è minore di 0. Ok,
Poi facciamo il caso in cui se x è maggiore di 0 e y appartiene a R, cioè se mettiamoci in questo semipiano, d'accordo? Quando faccio la cotangente, la tangente dell'argomento di z, cosa ottengo? Proprio l'argomento z. Ottengo l'argomento di z. Vi trovate? Quindi l'argomento di z sarà uguale alla cotangente di y su x, quindi uguale a tangente di y su x. Quindi se sto in questo semipiano, x maggiore di 0, y appartenente. Perché? Chi è l'arco tangente? È l'inverso della restrizione della tangente all'intervallo meno pi greco mezzi, pi greco mezzi. Ricordate che l'arco tangente non è l'inverso della tangente, la tangente non è una funzione invertibile. È l'inverso della restrizione della tangente all'intervallo meno pi greco mezzi, pi greco mezzi. Poi prendiamo il caso in cui se x è minore di 0 e y è maggiore di 0. Ci mettiamo il secondo quadrante. Quindi questo è y e questo è x. Quale andrà a fare la cotangente e la tangente di z? Non capitate su quest'angolo qui, ma dove capitate? Capitate qui sotto. Quindi per arrivare qui dovete sommarci più pi greco, quindi sarà uguale a arco tangente di x su x più pi greco. Mentre se x è minore di 0 e y è meno di 0, y è minore o uguale, allora qua sopra è maggiore o uguale di 0, sono maggiore o uguale di 0, sotto minore di 0. Se state qui, poi fate la cotangente della tangente di 0, qui, quindi per andare qua dovete fare a tangente di y meno. Allora ragazzi, da questa, quindi questa definizione, questa è la funzione argomento di z. Questo è il valore della funzione argomento di z. Vediamo un po' ragazzi, facciamo vedere che questa funzione non è continua su questa semiretta. Quindi prendiamoci diretta S uguale a x è di voi, d'accordo? Punti chiari, la parte reale negativa e la parte immaginaria uguale a 0. Per esempio, vedendo questo punto qui, vedi il punto del punto meno 3, per esempio, d'accordo? Calcolaci il limite da 0 che tende a meno 3. Calcolaci per esempio lungo una retta. Lungo questa retta. D'accordo? Questa retta, equazione x uguale meno 3. D'accordo? Devo farlo. Z che tende a meno 3 lungo questa retta, però ci avviciniamo dall'alto, d'accordo? Quindi siamo sulla retta di equazione x uguale la retta, questa è la retta meno 3 y, guardate qui, soltanto la semiretta meno 3 y con y maggiore di 0,
calcoliamoci il limite per 0 che tende a meno 3 lungo questa semiretta, meno 3 y sono con y maggiore di 0. Meno 3 lungo questa semiretta, quindi sarà uguale al limite. In questo caso dobbiamo usare questa espressione. Viene la cotangente di y su meno 3 più pi greco per y che tende a 0 da destra, 0 più. Quando tende a 0 più, questa cosa tende a 0, la cotangente di 0 è 0, quindi limite qua a pi greco. D'accordo? Calcoliamo il limite adesso lungo questa, sempre lungo questa, questa semiretta, però questa semiretta è inferiore. Facciamo tendere z lungo questa semiretta. In questo caso chi è questa semiretta? È l'insieme meno 3 y più y meno 3. E calcoliamo il limite per y che tende a 0 meno della cotangente di y su meno 3. Ragazzi, dove stiamo qui? Stiamo in questo quadrante qui, quindi questa è l'espressione meno pi greco. Meno pi greco. Questo tende a 0, quindi questo è uguale a meno pi greco. D'accordo? Quindi se io mi muovo, se io approssimo meno 3 lungo questa semiretta superiore, il limite, se approssimo meno 3 lungo questa semiretta superiore, il limite dell'argomento di z è pi greco. Se l'approssimo meno 3 lungo questa semiretta inferiore, il limite dell'argomento di z è meno pi greco. Questo ci dice che questo limite non esiste, perché se esistesse dovrebbe essere lo stesso lungo qualunque direzione. Quindi in conclusione, la vostra funzione non è continua su questa semiretta. Grazie, sono idee, quella occhio. Che cos'è l'argomento di z? Non è altro che quest'angolo. D'accordo? Questo è il vostro punto z. Quando z tende a meno 3 dall'alto, quest'angolo tende a pi greco. Tende a pi greco quest'angolo. Se invece approssimate una 3 dal basso, questo è l'angolo e tende a meno pi greco. Quindi la funzione argomento di z non è verificare che tutti gli altri punti del piano è continua la funzione, non è continua su questa semiretta. Ragazzi, si nota con ci sta uguale c meno z uguale x uguale di x e meno uguale di 0. A c ci stai togliendo questa semiretta. Questa ci sta stare. C meno la semiretta negativa dell'asse x uscente dall'origine. Quindi in conclusione, argomento di z, la funzione è definita in c stato e continua in c stato. E continua su questo. D'accordo? Ragazzi, guardate, questa funzione c'è soltanto la U, questa funzione la B è 0. Vabbè ragazzi, finiamo qua, ci vediamo domani iniziamo a vedere la differenziabilità delle funzioni.